Buonasera a tutti e buona novena in preparazione alla festa del Cottolengo. Sono lieto di presentare a voi, presenti qui in chiesa, alle sorelle e a quanti sono collegati via audio e a coloro che poi vedranno e ascolteranno queste meditazioni, il nostro predicatore, Monsignor Mauro Rivella. Allora, la presentazione breve dice: sacerdote della diocesi di Torino, attualmente parroco di Santa Rita e amico della piccola casa. Questa è la presentazione breve. Ma per aggiungere qualcosetta a questa presentazione breve, diciamo anche qualcosa del suo ricco curriculum a servizio della Chiesa italiana e della Chiesa universale, oltre che quella diocesana. Don Mauro è stato viceparroco e poi anche insegnante di diritto canonico, essendosi laureato proprio in diritto canonico. E proprio per questa sua particolare attitudine e preparazione è stato chiamato alla Conferenza Episcopale Italiana ad essere direttore dell'ufficio per gli aspetti giuridici, dell'ufficio giuridico della CEI. Conclusi 10 anni di questo servizio, era ritornato a fare felicemente il parroco a Chieri, luogo dove è morto il nostro santo, e la Provvidenza lo ha richiamato a Roma ancora per 5 anni ad essere segretario dell'APSA, Amministrazione Patrimonio Apostolico della Santa Sede. Voi immaginate quanto sia delicato questo servizio. Concluso anche questo altro servizio in Vaticano, è rientrato quindi nella diocesi di Torino e per ora è parroco e rettore della chiesa di Santa Rita. Abbiamo vissuto un pellegrinaggio assieme l'estate scorsa a Lourdes ed è stato proprio durante quel pellegrinaggio, nel quale ho sentito anche l'affetto con cui parlava della piccola casa, che gli ho detto: senti, ma perché non verresti a prepararci alla festa predicando la novena del nostro santo? In fondo il Cottolengo, prima di essere un religioso della piccola casa, è un sacerdote diocesano di Torino, e lui ha accettato subito volentieri e quindi lo ringrazio. Deo gratias, Don Mauro, di questa disponibilità e ti ascoltiamo con tutto il cuore. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Cambiato la lettura, ma ho scelto per la nostra novena come tema unitario il Vangelo della carità. Sono 9 pagine molto note del Vangelo, ma 9 colonne, 9 punti di riferimento della vita cristiana. Sono 9 pagine nelle quali si vede che al centro della vita cristiana c'è la carità, che è al centro della vita del Signore. E tutto gravita intorno a questo tema. E la nostra vita ha un senso, ha un respiro, ha una profondità, ha una prospettiva, se assumiamo questo valore fondamentale. E quando poi ho dato una scorsa agli orientamenti pastorali di quest'anno, agli orientamenti del Padre, per la piccola casa del Cottolengo, al tema del lavoro, mi sono ancora più confermato in questa scelta.
perché il vostro impegno, il vostro servizio vive di questo delicato equilibrio della donazione incondizionata al Signore, dell'adesione al carisma di fondazione, e l'amore di Cristo che ci spinge, e della concretezza di un servizio concreto che ha le sue regole, ha le sue esigenze, ha i suoi tempi, che non decidiamo noi. La vita cristiana nell'amore è la vita di chi guarda al Signore e ha lo sguardo fissato al Signore e nello stesso tempo ha i piedi ben ancorati per terra. I grandi santi della carità ci insegnano che il servizio al fratello, alla sorella nel bisogno è la manifestazione concreta del nostro amore per il Signore. È un equilibrio difficile. Come tutti gli equilibri, si gioca tra due punti che possono spesso andare in contrasto e talvolta sembrare anche inconciliabili. C'è poi sempre una regola, c'è sempre un punto di salvezza. E credo che nel vostro carisma, nel carisma che vi contraddistingue, questo punto di uscita, questa via di salvezza, quest'ancora certa, sia il riferimento alla fiducia costante nella provvidenza. La fiducia costante nella provvidenza non è un abbandono scaramantico o un approccio fatalistico alla realtà, è lo sguardo di chi sa che tutta la nostra vita è nelle mani del Signore. Come quel bambino svezzato in braccio alla mamma di cui parla il Salmo. Non è un bambino piccolo, è un bambino svezzato. Un bambino che sa reggersi, che non allatta più al seno. Eppure un bambino. Un bambino che sa che soltanto tra le braccia della mamma trova la sua sicurezza. La pagina che ho scelto questa sera, la conosciamo tutti, è la pagina della Visitazione. Siamo nel primo capitolo del Vangelo di Luca. I primi due capitoli del Vangelo di Luca, come i primi due capitoli del Vangelo di Matteo, sono il cosiddetto Vangelo dell'infanzia. Non ci narrano semplicemente la nascita di Gesù, ma in piccolo, in nuce, nella sostanza, contengono e anticipano tutto il messaggio del Vangelo. Perché nel seme c'è già tutta la pianta che cresce e che poi prospera. E in questo episodio in particolare, tante volte noi abbiamo contemplato lo slancio generoso e veloce di Maria verso la cugina Elisabetta. Pur essendo incinta, si mette in cammino in fretta per accompagnare e sostenere la cugina che in età matura ha finalmente ottenuto dal Signore quella gravidanza tanto attesa e ormai insperata. E tante volte in questo gesto noi abbiamo contemplato lo slancio di Maria che si fa prossima, che soccorre chi è nel bisogno. Ma questa pagina ci dice molto di più. In quel gesto così concreto, così semplice, così immediato, in quella disponibilità così incondizionata al bisogno di una sorella, si nasconde il grande dono di Dio per noi. Maria ci porta Gesù. Ed è questo il dono più bello. L'incarnazione. Dio che sta dalla nostra parte, che condivide il nostro destino. Tutte le volte in cui si fa un servizio a un fratello, a una sorella nel bisogno, semplicemente si continua con le nostre limitate e incerte forze il grande dono di Dio che ha condiviso fino in fondo la nostra esistenza. Come ci dice San Paolo, Gesù Cristo, pur essendo di Dio, della natura divina, non ha considerato un tesoro, non ha considerato qualcosa da tenere stretto per sé il condividere la nostra esistenza. Maria porta a Elisabetta
il Salvatore. E in quell'inizio c'è tutto il Vangelo della carità. La buona notizia è proprio questa: Dio è diventato uno di noi, sta dalla nostra parte sempre, sta dalla nostra parte prima che ci sia la nostra risposta, sta dalla nostra parte anche quando la nostra risposta è inadeguata o addirittura fallimentare. Sta dalla nostra parte quando ai suoi piedi, quando ai piedi della croce c'è il discepolo fedele con Maria, ma sta dalla nostra parte anche quando Pietro lo rinnega e aveva fatto tante promesse, come abbiamo fatto noi tante promesse al Signore, promesse di fedeltà, di impegno, di dedizione. Io non ti abbandonerò mai, non lo conosco. Sta dalla nostra parte anche quando siamo come Giuda. E inseguendo i nostri sogni, le nostre velleità, le nostre illusioni, arriviamo a denunciarlo e a consegnarlo, a tradirlo. Sta dalla nostra parte anche quando siamo disperati, ecco, è sempre dalla nostra parte. E quella voce che arriva ad Elisabetta fa sussultare nel grembo Giovanni, perché tocca a Giovanni testimoniare la venuta del Signore. E quella voce è la voce di cui ci parla il Cantico dei Cantici. Una voce, il mio amato viene, somiglia a un cerbiatto. Chi ama davvero il Signore sa riconoscerne la voce. Anche Maria Maddalena, nel giorno della Pasqua, nel mattino di Pasqua, per quanto abbia amato Gesù, non è capace di riconoscerlo, pensa addirittura che sia il custode di questo orto, di questo giardino che assomiglia tanto al paradiso terrestre. Ma dalla voce lo riconosce, Rabbì. La voce è la parola del Signore, il Verbo che si è fatto carne. E noi riconosciamo il Signore quando siamo capaci di accogliere la Sua parola, diventando anche noi un po' come Giovanni il Battista, i Suoi annunciatori. Possiamo annunciarlo con la predicazione, con la catechesi, possiamo testimoniarlo nei fatti con un amore silenzioso e fecondo. Le nostre parole passano, i gesti di amore e di carità restano, perché sono impregnati della bontà di Dio. Elisabetta accoglie Maria, Giovanni Battista accoglie Gesù. È in quell'incontro così delicato, che nasce da un desiderio profondo di mettersi al servizio di chi è nel bisogno, c'è la prima testimonianza e la prima attestazione di fede. Giovanni il Battista è il primo a riconoscere Gesù e sarà il primo ad annunciarlo, con umiltà, con il suo carattere, non sempre facile, pagando di persona il coraggio della verità. E di fronte a questo primo grande miracolo, a questa prima manifestazione, rivelazione di Gesù, che non è ancora nato, ma già lascia un segno nella storia, Maria formula la sua preghiera, il suo inno di lode, il suo cantico. Ora io lo rileggerò e poi lo pregheremo insieme nel canto. Lo conoscete bene, tutti i giorni lo preghiamo. È prezioso come quello splendido lavoro che il padre mi faceva notare, quel lavoro fatto da mani delicate che hanno tessuto nella delicatezza e nella finezza del tessuto appunto le pagine della vita del vostro santo fondatore, perché è intessuto di citazioni dell'Antico Testamento, è pieno di Bibbia, è bello questo. Maria parla con le parole dell'Antico Testamento perché ha saputo assorbire la parola che ci nutre, ha saputo alimentarsi alle sorgenti della vita e tutta la sua vita diventa un cantico di lode. Certo, le sofferenze le proverà e le proverà in modo enorme, esacerbato, porterà in braccio il corpo del figlio morto, ma questo è il momento della lode, fin dall'inizio, è molto bello questo. Possiamo ripercorrere la nostra vita, la nostra esistenza,
che sicuramente ha alternato e alterna momenti belli e momenti difficili, momenti in cui siamo profondamente grati al Signore per averci chiamati e momenti in quali gli diciamo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, chiediamo la stessa forza di Maria, che fin dall'inizio dice: la mia anima ti rende lode. Non perché io sono grande, ma perché nella tua umiltà mi hai accolto. Io ho accettato di fare la tua volontà e la tua volontà la faccio. Comunque sia, qualunque sia. Accettando di essere creatura e non creatore. Accettando di essere piccolo, piccola. Di non poter cogliere il senso delle cose. Fidandomi sempre della tua provvidenza. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni. Ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.